Che vede lo scontro di piloti e di appassionati all'interno dello stadio comunale. Di cosa si tratta lo sapete tutti, ce l'avete stamattina, per chi non c'era stamattina è la prima edizione del Rally Show Campo Felice di Roccella, patrocinato dal comune di Campo Felice di Roccella e organizzato dalla Proloco, attivissima di questo comune, il cui presidente è Eugenio Lembo e che si è avvalso della collaborazione del team Tuono con in prima persona Salvo Cannatella e Andrea Piazziese, ma dobbiamo comunque ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e che hanno dato una mano per la migliore organizzazione di tutto. A che ci siamo ragazzi, è indispensabile comunque ringraziare la Comaco che fornisce appunto il materiale per le edilizie, le ceramiche e gli idrosanitari, che come ricorderete è lo sponsor ufficiale a sostegno di questa manifestazione. Sponsors minori a sostegno della manifestazione sono il Lido delle Palme, presso i quali abbiamo, devo dire, pranzato in maniera splendida, sia per la gastronomia che per la squisitezza di modi. Quindi ringraziamo il Lido delle Palme che ci ha ospitati e che sponsor. E ringraziare come stamattina anticipatamente tutti e in particolar modo, visto che vedo che siete veramente tanti, quindi ringraziarvi anticipatamente per essere intervenuti a questa manifestazione. Prendo la parola per invitarvi nuovamente ad un minuto di raccoglimento in onore del ragazzo a cui abbiamo intestato questa manifestazione. Un minuto quindi di raccoglimento per Fabio Fazio. In piedi. Grazie Fabio per averci lasciato un bel ricordo di te. E adesso diamo ufficialmente inizio alle finali. A te Flaminia. Allora, nel ricordo di Fabio Fazio, un appassionato sportivo del comune di Campo Felice di Roccella, che come sapete, come vi ho detto stamattina, purtroppo è deceduto qualche mese fa a causa di un incidente automobilistico. Nel ricordo di Paolo Fazio, qui invece è intitolato, il cugino, qui intitolato questo stadio, che era uno sportivo di un altro sport, il calcio. E allora diamo la parola ai motori. Comincino ad entrare le prime due vetture della 4x4. Forza, addetti ai lavori, fate entrare le prime due vetture. Classe 4x4. In pista il numero 109 Ninni Rufola, Lancia Delta 4x4, via! Mangia la pista, Fabio, guarda la pista che mangio. Francesco, Dio guardi, oggi pomeriggio vedremo cosa succede, perché è una classe agguerrita, perché può succedere di tutto, non vuol dire niente. Si rimette tutto di nuovo nel calderone, nel pentolone. Alla mia destra Salvatore Riolo con la sua Lancia Delta, pilota rallista che ha vinto alcune Coppe Italia della specialità, è anche un velocista. Alla mia sinistra, lo ricordiamo, Salvatore Riolo, non c'è bisogno di ricordarlo, è un cerdese, me lo ricordano i fans dall'altro lato. Alla mia sinistra invece Ninni Rufola, cefaludese, un grosso personaggio sportivo, ricordiamo, è la classe 4x4, via! Allora, c'è stata qualche incomprensione con chi? Che è successo? Cronometristi, è stata un'incomprensione loro, un'incomprensione, che è successo? Non è successo niente. Allora ragazzi, è importante, guardate il semaforino, non ci agitiamo, c'è un semaforino, un po' come nelle cronoscalate, la stessa cosa delle cronoscalate, c'è un semaforino accanto, lo faccio vedere anche agli appassionati, al pubblico. È un semaforino che ha tre colori, come quello della strada, rosso, giallo, verde. Rosso significa 10 secondi allo start, giallo 5, verde e il via. Bisogna quindi attendere, non fare
né false partenze né partenze anticipate, perché vengono chiaramente penalizzate. Se per cortesia gli addetti mi controllano caschi chiusi e cinture perfettamente allacciate. Una giornata di sole per questa edizione del Rally Show, per la cui organizzazione, questo divertimento sportivo in più, dobbiamo ringraziare la Proloco, il comune di Campo Felice. È un tipo di specialità che sta prendendo ampio terreno. Eccoli qua, guardiamoli bene, facciamo pure tifo. Guardate come la Delta fa delle splendide acrobazie sul tracciato sterrato del campo. Quello qua a Riolo, sufficientemente forte per fare e per dare spettacolo al pubblico. Ed ecco qua Nini Ruffola alle prese con la sua bella Delta. Sono due grossi piloti, uno attivo, uno momentaneamente a riposo. Salvatore Riolo, prestigio del presente, e Nini Ruffola, il prestigio del passato. Qui a sfida nel campo dello stadio comunale Paolo Fazio. Guardate che belle evoluzioni! Attenzione! Attenzione per, anche per gli operatori, state attenti, e soprattutto i fotografi e anche chi si occupa di cineoperare, stiamo attenti al passaggio delle vetture. Francesco Dioguardi con la Ford Escort Cosworth a chiusura della classe 4x4. Disponibilità del nostro assessore allo sport, turismo e spettacolo, Francesco Fazio. Ha preso una balla di paglia al centro del percorso, che tra l'altro... Allora, primo tempo, vince la classe 4x4 Salvatore Riolo, 1:32.83. Secondo classificato Francesco Dioguardi con la numero... Tempi, Antonino Venturella 1:45.23.
Salvatore Lotto 1, 50, 24. Se ne è rimasta dentro. Perfetto, ho fatto perno sui pneumatici che sono posti lì. Allora, partiti. Come vedete... Allora ragazzi, lì è l'ingresso delle vetture, cercate di non sostare perché altrimenti il lavoro diventa... Salvatore Loforti al secondo e Nunzio Danna al terzo. Vediamo se fra qualche istante la Federazione Italiana Cronometri, ma neanche, hanno mangiato un po' meno di noi. Con appena distacco, vediamo che succede qua. Allora Salvatore Cicero contro Fabrizio. Allora, come vedete, ottima prestazione per Anna Maria Rizzuto. Numero 46, Vincenzo Russo. Istante di passa buca che va sistemata necessariamente. Si preparino il numero 60. Ci daranno ricovero nelle loro case. È vero? Questo quanto ma non te l'abbiamo detto, questo di Molelli. '74 Fabio Pernice. Alla mia sinistra 105 di Antonino Chiavetta coadiuvato dal suo passeggero. Ragazzi, preparino. E Cosimo Piraino Fiat 1 Turbo. Più meri